È stato inaugurato questa mattina a Bernate Ticino il percorso dedicato a Harry Partridge, il pilota americano morto durante la Seconda Guerra Mondiale. Per l'occasione, arrivata dall'Alabama, anche la sorella Eleanor accolta dal Rotary di Magenta. Il 14 settembre 1944, un cacciabombardiere americano in missione nel nostro territorio viene colpito dal nemico sui cieli di Pavia e il tenente Harry Partridge, di soli 21 anni, cerca di raggiungere la Svizzera per un atterraggio di fortuna. Mentre sorvola Boffalora Ticino, viene colpito e abbattuto dalla contraerea tedesca. L'aereo precipita e il pilota si getta fuori dal finestrino, ma è ormai a pochi metri da terra e il paracadute non fa in tempo ad aprirsi. L'aereo termina la sua corsa nel punto in cui ci troviamo e il giovane tenente perde la vita nel campo antistante, quindi preparate che trovate dietro di voi. Il medico che ne accerta la morte dichiara che la stessa è avvenuta per insaccamento, cioè lui è caduto con i piedi e si è insaccato dentro la perla. Il giovane viene seppellito prima nel cimitero americano di Firenze, poi, su richiesta dei familiari, nel suo paese d'origine in Alabama. Scusa, non è il cimitero di Buffalo. Sì, ma poi in Firenze. Le versioni sono tante, altrimenti possiamo raccontarci qui tutta la No, ma giornata. i documenti della parrocchia. L'avvenimento rimase sotto silenzio per anni, nonostante i racconti dei cittadini che ragazzi che non erano ancora al fronte erano stati testimoni oculari della tragedia. E qui ne abbiamo uno, un signore che ha visto, quel signore ha visto in diretta. Il tutto trovò poi conferma nel documento della parrocchia dove veniva registrata la morte di un pilota americano nel settembre del 1944. Grazie a una serie fortunata di coincidenze e al lavoro di alcuni volontari, si instaurarono i necessari rapporti con gli Stati Uniti che permisero di identificare il possibile luogo di caduta dell'aereo. E qui bisogna dire grazie alla sezione Piarda, alla Piarda, Claire Crespo, sono tutti presenti, e al nostro segretario, che a suo tempo era anche presidente del Rotary, Andrea Ranzini, che ha fatto veramente il diavolo a quattro per ottenere la possibilità di ottenere documenti e capire effettivamente come relazionarsi con gli americani. Chiama Tizzoni Luigi. a 7 anni lei era qua No, che raccoglieva ero i funghi io con le due capre con le nel due bosco caprette nel che si bosco. tornava da scuola, bisogna Sì. andare a fare da mangiare le capre, Sì. quel periodo lì non è che c'era voce. Certo, e cosa ha visto? Allora si è sentito due cannonate. Sì. Poi un attimo passa sto aereo lì, ero lì proprio dove c'è la casa di loro adesso, e è passato proprio davanti, ma c'era già le fiamme, c'aveva già le fiamme Aveva già dietro, le fiamme dietro, quindi sì. I no, tutto un attimo la gente è corsa lì, i ragazzini che c'erano a ragazzini, casa, certo. giù tutti, lasciano le capre e sono venuto giù anch'io, ma non si poteva arrivare fin qui, Sì. perché i tedeschi venivano su dalla Cantabrega Certo. e sparavano per aria due o tre camionette di quelle lì, armati fino ai denti, via, 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 non siamo potuti vedere, a venire fin qui. Però siamo stati due, c'è il parcheggio adesso lì, tutti i ragazzi, sì, per vedere cosa succedeva. E dopo un po' l'hanno portato via, loro l'hanno portato via Roma. E poi avete saputo in seguito che era un aereo americano. Esatto. Sono scene che ti rimangono. Le è rimasto impresso in tutti questi anni, ovviamente. E difatti l'altro quando me l'ha detto, dico sì, vabbè, se devo dire quello che ho visto. E questa era Grazie. Per l'occasione, Osvaldo Chiaramonte ha nominato socia onoraria della Rotary Magenta la sorella del pilota americano. Mattinata è poi proseguita con gli inni degli Stati Uniti e dell'Italia. Quel punto quindi rimarrà a perenne memoria, così come il percorso di 24 chilometri in una zona molto bella dal punto di vista naturalistico. intitolata appunto al giovane tenente. Sarà cura del Rotary Magenta e del Rotaract Magenta, che ringrazio, di monitorare tale percorso
e suggerire poi alla direzione del parco le manutenzioni necessarie e le eventuali migliorie. Questo è tutto. Noi oggi, celebrando questo ragazzo, idealmente vorrei che celebrassimo anche tutti i caduti in guerra, perché stiamo parlando di ragazzi di 21 anni e hanno, come dire, dedicato la loro vita, la loro breve vita, per i valori e gli ideali di libertà e per la loro patria. Grazie. Parte di un ufficiale degli Stati Uniti, è il nostro amico colonnello Angelo De Cecco, che aiuta sempre i Rotary nelle ricerche militari. E lui è stato trasferito dalla base missilistica in Colorado alla base avanzata in questo momento abbastanza particolare a Ramstein. E ieri mi ha mandato questa lettera. 23 ottobre 2022. È un privilegio e un onore avere l'opportunità di dire qualche parola per il percorso intitolato a Harry Partridge. Ho avuto l'opportunità di parlare con te, Eleonor, e sono molto onorato che tu sia in Italia con tua figlia Daily e tua nuora Laura. Grazie per aver viaggiato così lontano e aver mantenuto i legami di amicizia tra le nostre comunità. Come ufficiale dell'esercito americano sono stato orgoglioso di lavorare con il Rotary Club Magenta in qualità di ricercatore. Abbiamo ricordato due soldati morti in azione in due guerre mondiali, Harry Partridge e Emilio Rolla. Grazie al club per aver onorato questi eroi e creato un'amicizia speciale tra le nostre comunità e nazioni. In questa bella giornata ricordiamo il sacrificio del tenente Harry Partridge. Credo che il percorso a lui dedicato simboleggi l'impegno che abbiamo insieme. Possa questo legame speciale continuare con le generazioni a divenire. Con deferenza e rispetto, colonnello Angelo De Cecco, fanteria degli Stati Uniti d'America, base avanzata di Ramstein in Germania. Stesso e le associazioni del territorio fanno rivivere questi eventi e insieme fanno vivere anche il nostro territorio e il parco. Questo è un aspetto importantissimo e fondamentale. On behalf of the Partridge family, I want to thank you again for honoring my uncle Harry Partridge. I didn't know my uncle, but I know of his greatest sacrifice that he gave 78 years ago. Il Rotary Club Magenta, nella persona del suo presidente Osvaldo Chiaramonte, ha deposto una corona sulla lapide del pilota americano e la giornata è stata anche un momento di riflessione su quello che purtroppo sta accadendo ancora oggi nel mondo con le troppe guerre e i troppi morti tuttora in atto.